quando ti abitui a vincere davvero lavori con un entusiasmo incredibile. Una squadra è composta dai difensori, dagli attaccanti, dai centrocampisti, dal portiere, dai panchinari, la responsabilità di tutti e il merito di tutti. Sono un giocatore che corre tanto, lavoro sul fondo e dedico parecchio tempo all'allenamento fisico. Dico sempre che preferisco farmi piangere un infarto quando corro invece di fermarmi, questo ti fa capire per come la penso. Parecchie partite l'ho fatte che non so nemmeno io come ho fatto a finire, però con la voglia di non mollare, con la consapevolezza che devo fare un qualcosa in più, alla fatica non ci ho mai pensato. Le gambe mi crollavano, però dentro di me dicevo non posso mollare in questo momento. Penso che fino al 2011-2012 giocherò, dopo basta, perché è meglio capire da solo, ritirarsi, che farsi cacciare via e far solo dire dagli altri. E fra 20 anni spero di stare con contatto con i giovani e fargli capire che nel calcio non arriva soltanto quello dotato come Kakà o Ronaldinho o Ronaldo o Totti, ma penso che io sono una testimonianza su questo. Penso, non avendo avuto da madre natura grandissime doti, però con l'impegno, con il fatto di non mollare mai, sono arrivato a grandissimi traguardi, ho vinto tanto nella mia carriera e spero che far capire questo ai giovani. Il calcio è uno stile di vita, ci sono tanti sacrifici da superare, bisogna fare tanta fatica e io spero che quando la fate, fatela con il cuore, perché dopo qualcosa di buono arriverà sicuramente. Ciao.